Oh, eccoci qui ragazzi, ben ritrovati con la nostra Lara, eh? Non vedevate l'ora, maledetti. E andiamo, proseguiamo con le nostre imprecazioni qui tra una gi... E attenzione, aspetta. Prendilo, prendilo. Qua deve passare. Pezzo di merda. Sei morto, eh? Bravissimi. Moriremo pure noi, quindi. Poco male. Ci dobbiamo buttare in acqua? Sì. Ma era uno solo? Io non ci credo minimamente. Allora, aspetta che provo a non vomitare. Eccoci qua. Allora, aspetta, prendiamo un po' d'aria. Scusa, signor coccodrillo, ma... Bene, bene, signori. Allora, diamo un'altra occhiata, non lo so. Noi siamo qui per farci del male. E allora, continuiamo a farci del male. Cosa volete che vi dica? Ah, cazzo. Attenzione. No, ce n'è un altro. Aia. C'è un modo per... Aspetta. Sapim! Aia, aia, aia. Per forza. Non te fa vedere, non te fa vedere. Sparagli, sparagli. Oh Cristo. Via, via. Ammollo. Porca puttana. Questo, eccolo là. Questo ci aspetta al varco, signori. Senta, è necessario questo pressing? Io andrei di qua, guarda, nel dubbio. Tanto con questa agilità che ci abbiamo. Ma io non lo so se... Sto a fare qua Jim. È morto, zitti, zitti. Bravi tutti. Mo, attenzione che ce n'è un altro. Qui inizia a sparare, buffo. Spim! Mamma mia! Ma che ne sanno i leoni? Che ne sanno? Salva tutto immediatamente. Come se non ci fosse un domani. Allora, qui dietro c'era qualcosa, a parte un leone incatastato che attendeva il nostro arrivo per mangiarci male. Guarda che sicuramente qua ci si arrampica per... Nuove fantastiche avventure, te lo dico io. Guarda là. Ah no, secondo me qua. Porco due. Potevamo fare così. Vedi? Ci mettevamo in una zona sicura. Mettevamo 20 minuti, un quarto d'ora, però. Tanto dove dovete andare? Piano. No, come cazzo si correva? Perché con i comandi tank è un attimo diversa la situazione. Sapim! Avevo messo il tasto qua. Ok, bravo. Bravi tutti. Op. Op. Aspetta, controlliamo che c'è qualcosa dietro. Vedo un cazzo. Ok. Sapim! Ah, però vedi che là c'è un pertugio. O no? Vedi? Ci sarà un segreto? No, c'è un rumore preoccupante. Però, noi dovevamo andare qua o dovevamo entrare là dentro? Cazzo ne so io. C'è un leone qua sotto, scusa. No, un coccodrillo. Due coccodrilli. Tanto che ce ne frega, qua stiamo. Tanto là deve ripassare.
Pezzo di merda. Eh? Grande Lara, grandissimo. Straordinario. Mo prendiamo questo. E comunque io rimango sempre commosso dal fatto che per fare tre passi ci vogliono 20 minuti. Perché è una cosa straordinaria questa. Ora, di là non ci arriviamo mai nella vita. Penso di no. No. Vabbè, inutile riprovarci perché non ce la farà mai. Niente, siamo andati là solo per ricaricarci la salute, che stavamo messi peggio di prima. Fanculo. Allora, Lara, aspetta, qua capiamo un attimo perché. Andiamo prima. Oh Cristo, salve. Scusi. Aspetta, aia. Aspetta. Venga, venga. Viene lei? Non lo so, credo di sì. Wada! No, così che cazzo stai facendo? Ma cosa Cristo fai? Aia. Mannaggia tua madre quella. Vai, vai! Così, con agilità. Incredibile, incredibile. Finirà malissimo comunque questa cosa. Finirà malissimo. Aspetta, aspetta, c'è un pertugio. C'è un pertugio però. Nell'originale. Ah no, nell'originale non c'era, quindi è solo un punto di luce. Cazzo. Credo, eh. Sì, ok. Zabim! Basta vedere se nell'originale c'era. Se c'era, c'era. Se non c'era, non c'era. Non è che ci possiamo inventare niente. Ci sarà un leone pure qua, per forza. Ah. Dove cazzo devo andare? Possibile? Qua gatta cicova. Aspetta, vedi, vedi, là. Aspetta un attimo. Attenzione, attenzione. Che a volte, come detto, la remastered ti scurisce un pochino alcune zone. Quindi non vedi che c'era un pertugio dove potevamo entrare senza indugio. Qua sopra c'è qualcosa? Eh beh, sì. Là pure si può andare. Vabbè, prima andiamo qua. C'è qualcosina delle munizioni. Il sound del segreto scoperto. Mo però tutto sta a capire. Ce la facciamo a non cadere come gli stronzi qua? No. Cazzo. Madonna, il mal di mare. Il mal di mare. Guarda che tocca con la testa e quindi non passa. Perché non può riscendere per aggrapparsi. Ma se lo provo a fare così, no, non salta neanche. No, così poi ci facciamo male. Cazzo. Perché io mo come cazzo aggrappo qua sotto? Perché non è che c'era il tasto per scendere. Aspetta un attimo, perché qua. Voglio capire. Se vado indietro ci muore male. No, 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 sappende. Sappende, zitto. Brava. Non me lo sarei mai aspettato, vi dico la verità. Questo sprazzo di agilità incredibile, straordinario. Una roba inaspettata. Scendo. C'è la pistola. Ah no, stiamo dall'altro lato. Ok, perfetto, giusto, giusto.
Ah, abbiamo aperto questo, che non ci è minimamente utile però. Cioè, nel senso, abbiamo la scorciatoia dall'altro lato, ma noi nel dubbio. Che famo? Salviamo. Aia. Aia, c'è pure quel figlio di puttana. Questa gente comunque. Ma non gli sto facendo niente. Io no! Sei morta, sei morta, sei morta, sei morta, sei morta. Niente, sei bloccata, sei bloccata. Gesù Cristo santissimo. Niente, vabbè, Lara, però sei in amore. Arrivati più dritti o no? No, che cazzo fai? Leva sti cosi. Salva. Salva. Per forza. E io continuo pure a insistere. Stiamo ancora qua. Ma perché? E non muore! Stiamo a fa manovra, porco due, manco. Cazzo di tir. Si muove così, eh. Allora, andiamo prima di scendere qua sotto, andiamo dall'altro lato, perché poi non ci ri potremo risalire mai più nella vita. Oddio, no, a risalire ci dobbiamo risalire perché ci stanno queste due porte da aprire. Vediamo se pure qua sopra c'è qualcosa. Però bravi tutti. Ora Sapim Sapim Sapim. Un altro Sapim perché là c'è qualcosa, non lo so. Proviamo a vedere così perché. Ok. Qua non c'è nessuno e niente. Ok. Quindi praticamente dobbiamo aprire in un modo o nell'altro. Cercheremo di capire queste tre porte. Allora, qua riesco a scendere senza spezzarmi le tibie? Io non credo. E quindi salvo. Perché c'era un panettone dall'altro lato. Però siccome era un po' il cazzo di arrivarci. Ecco, facciamo così e vaffanculo. Ma famo fuori prima la scimmia che da qualche parte starà a bighellonare. Eccola. Bravi tutti. Saluto agli animalisti che ci seguono. Ma non è. Porca troia! Che ci seguono e adesso staranno gongolando. Staranno gongolando. Gongola su sta cippa. Ok. Allora. Che poi spuntano dalle fottute pareti. Veramente. Perché. Non è spiegabile questa cosa. Comunque. Allora, qua piano, piano, perché c'erano diverse opzioni. E questa non è una di quelle plausibili. E va bene. Ora, credo che sia solo quella porta, ma ce ne assicureremo. No, qua si può andare, ok. Ma lo faremo dopo aver visto quella porta. Mica siamo qui a gigioneggiare. Cazzo, non risaliremo mai più nella vita qua. Cristo, però no, mamma mia, incredibile, straordinario. Salta, no, devi saltare. È l'unico modo per. Cristo santissimo, è morta. Allora, non sono tornato lì dove c'era la scimmia e sti cazzi. C'è la scimmia e il leone. Perché mi rompo il cazzo. Quindi va bene così. No. Aia, è tornata la scimmia. Dove sta?
da qualche parte sta. Apri sta cazzo di porta, porca puttana di Eva. Mo'. Oh. Stiamo a morire. Che ne so. Più o meno. Poi. Mentre ti muovi con questo stile acrobatico, paralimpico. Apri pure qua. Oh, ah, cazzo, ci dobbiamo andare per forza. Allora, niente. Qua dentro... Cosa per curare un pochino le nostre menti. Più che le ferite. Vabbè, nel dubbio, comunque salviamo. Anche perché, come detto, adesso ci troviamo la scimmia e l'altro leone che non abbiamo eliminato prima. Perché giusto così, ahia. Ci abbiamo pure più vicini. Cristo santo. Sapini. Non è vero, non è vero che erano così numerosi. Va bene. Continua. Continua. Anche se cadiamo nel... Cristo morto. Mamma mia che agilità però, eh. Siamo padroni del tank style. Ma che ve lo dico a fare. Salva tutti i santi qua. Sì, sì. Si può vivere con quest'ansia, signori. Non è... Non fa bene alla salute, proprio. Poi non erano tutti... Che cazzo, non era neanche... Tensione, incredibile. Incredibile. Tania Cagnotto ci fa una pippa. Basta, basta, basta. Con questo salto a candela, così. Anche meno, anche meno. Ora. Va bene, qui dentro, naturalmente... Cos'altro ci inculerà? Chi altro ci... No, leva sto coso. Allora, valutiamo la situazione. Valutiamo la situazione. La prima ipotesi è quella di... Di essere rimasti inculati. What the fuck? E che sia un qualcosa da... Aia, madonna mia. Questo è da premere allora. Cioè si vedeva che era diverso ma non si capiva. No, non è da premere per un cazzo niente. E qui gatta ci cova. Ole... Ah no, ha funzionato però non ha fatto nessun rumore. Ok. Attenzione, questo ovviamo. Poi. Poi ti attacchi al cazzo. Aperto questo. Ok, poi c'è quell'altro che... Aspetta un attimo, signori, qua. Sabim! Aperto? Un cazzo niente aperto. Vai! Incredibile. Che stile. Che velocità. Che leggiadria. Cosa abbiamo aperto? Questo? E anche per il cazzo. Che cazzo abbiamo aperto? Aperto. Ok, ok. Quindi praticamente andando là apriamo questo. Ma non... Non abbiamo tempo per... Come cazzo fai? Ma non è fattibile con la velocità di Lara. Thank you.
Sì, la festa di tua mamma, quella b***a. Gioco di merda. E giriamo, cazzo. Tu guarda che cazzo di... No, signori, comunque non lo porteremo mai a compimento, eh. Cioè, io non... Non ho proprio intenzione. Proprio no. No, non me la sento. No, salva, salva perché qua se succede un macello. Salva, salva. Incredibile. L'odio profondo sto provando veramente per questo gioco. Voi pensate, uno, fai tutte e tre le sei, tutti e tre i capitoli. Signori, siamo neanche a un decimo del primo capitolo. Neanche a un decimo del primo capitolo. Vi rendete conto? Io sì. Mi rendo conto. Mi rendo conto che... Cazzo, devo andare qua, puttana la Eva. Prova a saltare, fammi vedere se... Ma ho aperto tutte le porte, mo? Ma aspetta un attimo. Che cazzo ci sono venuto a fare io, mo, qua? Non so, eh. C'è questa arrampicata, ci sarà qualcosa. Vedo un cazzo. Invece non c'è un cazzo niente. Ed è giusto così. Sei tu stronzo che vuoi esplorare dove non c'è niente da esplorare. Cioè, possiamo tranquillamente fare il giro senza fare tutte queste puttanate, però. Qua risalviamo perché tanto dobbiamo farlo, credo, 15-16 volte. Proprio scritto sul libretto di istruzione. E invece, attenzione. No. Male, stronzo. La chiave. Oh Cristo. No. Ok. Di altri ce ne staranno. Tirarlo dietro che ci stanno le strisciate per terra. Eccola. Si vedono. No, nella vecchia non si vedono. In realtà è tutto strisciato, quindi figurate. Aspetta, via prima questo. Asapim! Poi. Così, brava, con quale agilità tutti ci muoviamo così, no? Ok, ho aperto una di quelle porte. Allora, abbiamo aperto il primo qua a sinistra. Fatemi pure curare perché stavo a morire male qua. L'ultimo? Questo. Inculata. Eccola. Roccia, ok.
che scende giù. Cioè, ti rovini il bel ricordo che avevi. Che nonostante il bel ricordo, forse comunque che già all'epoca i comandi erano una merda. Ma. Non vedo un cazzo. Vabbè. Ad oggi è invece imbarazzante. Perché poi i comandi sono gli stessi. Cioè, anzi, quelli moderni stanno fatti pure peggio. Infatti abbiamo dovuto mettere i comandi tank che comunque sono una merda uguale, cioè nel senso è tutto una merda. E quindi ti vai a rovinare anche quello che è il tuo bel ricordo di questo gioco. Cioè se lo devi fare. Fallo meglio, Cristo santo. Fai dei comandi veramente di oggi. Fai veramente dei comandi di oggi. Salva, immediatamente. Perché così non. No, bueno, no, bueno. E che cazzo. Bene. Vai, fai, retromarcia. Andiamo all'altro, va. Cristo, sono riusciti questi. Mannaggia la puttana di Eva, to. Ma poi con quale coerenza, con quale senso logico questa cosa? Non. All'epoca ci facevamo molte meno domande, devo dire la verità. Ad oggi sorgono dei dubbi maggiori. Devo essere onesto. Vabbè, tutto naturalmente poi varia in base all'epoca, cosa c'era all'epoca, quindi è normale che sia tutto regolare, però. Effettivamente. Fermati, salva immediatamente. Terrificante. Il tutto per aprire un'altra porta che si apre con l'altra porta che tu mamma ci ha messo alla porta che tu nonna al mercato inculò. Sapim! È giusto così. Ok. Mo. Mo tocca pure capire qua come cazzo scendo. No, così! Va bene uguale. Non so. Non. Veramente non saprei. Non saprei, non so, non seppimo. Abbiamo aperto mezza porta. Mezza porta là sotto. Allora, salva, perché mo ci buttiamo pure in acqua. Qualora ci fossero dei piranha. I piranha mi sa che non erano a questo capitolo. Credo nel secondo c'erano un po' di bestiole. Scimmie cattive, piranha e robe varie. Ecco, qua credo che possiamo uscire. Si potrebbe uscire lì dove avevamo visto che c'era dell'acquetta, vero? Brava, brava. Giusto così. Anche se non credo sia la parte che avevamo visto con la ringhiera, no? Infatti, non era minimamente quella. Va bene. Va bene lo ha stesso. Sapim. Ok, vai di nuovo. Ok, ora. Ecco, ora. Ok,
lo so. Proviamo a spostare qua. Potrebbe esserci un pertugio qui sopra, immagino. Ah no, là dietro, proprio, pensate. Della serie Te volemo un culà. Così. Una chiave, incredibile. Quindi comunque dobbiamo rifare il giro di qua, vabbè. Pensavo fosse una scorciatoia. Ma manco per cazzo, manco per cazzo. Che poi ci sta, ci sta. Oh, ah no, vedi, pensavo fosse un pertugino lì invece. Invece no, ora. Sapim! Ok, mentre abbiamo acceso le luci, che qui si è fatto notte, signori. Sono passati 3 giorni. No, non è vero. Semplicemente pomeriggio, ancora inverno, quindi fa presto. Affannotte. Ci sta, ci sta. Allora, qui come detto possiamo aprire questo pertugio. Vediamo cosa fa, cosa ci apre, dove ci porta. Ma dopo aver salvato, naturalmente. Comunque, ma a parte tutto, ragazzi, io vi ripeto che, cioè, mo' sti video stanno a uscire, però effettivamente non so se li, lo vedremo tutto, a parte gli scherzi. Porca la troia, puttana di Eva. So veramente se ho la pazienza di andare avanti. Quindi è inutile questa cosa. No, più che altro perché non... Boh. Sì, ok, riassaporare. Riassaporare sto cazzo. Dove sto? Si è pure buggato Gesù. Vabbè, intanto... Quindi questo mega portone va bene. Cioè va bene sto paio di palle. Allora ci deve essere per forza qualcosa qua nell'acquetta. Merda. Ma ci era una scimmia. Quella. Quella vuoi la 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 la. Fanculo. Riesco a capire. No, però sono rimaste chiuse. Ma vaffanculo. No, l'ha aperto, l'ha aperto. E queste? Perché? Sì, questa ha aperto. Dove andiamo? Ah, ok, ok. Molto bene, un'ora ci abbiamo messo di bestemmie. E direi che ci possiamo anche salutare qua, signori. Direi proprio che ci possiamo salutare qua, perché... Perché sì, perché sì. Dove cazzo sta andando questa? La lasciamo qua a mollo a fracicarsi? No, magari usciamo giusto per fare una salvatina. E, signori, noi ci vediamo come sempre. Prossime cose, prossimi video, prossimi appuntamenti. Voi date sempre un'occhiata sull'altro Super Live, secondo canale Instagram. E per questo non lo so, come vi dicevo, se mi gira arriveranno altri episodi. Se no, neanche a dico possiamo lanciare dalla finestra in digitale. Non si può, non si può. Alla prossima, cari. Un saluto a tutti da Quel Taleale.